Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale e in questo nuovo piccolo video sugli oggetti e attrezzi che io reputo fondamentali per la stampa in FDM. Intanto c'è un piccolo cambiamento, vedete questo camice da dottore, da pizzaiolo, vedete voi quale scegliere, immagino sia la prima, e perché ho visto che lavorando qua sotto portavo in casa molta polvere, roba che residui del lavoro che facevo qua giù. Quindi ho preferito prendere un camice, adesso questo qua, io lo chiamo da tecnico, ma in verità sono un camice da laboratorio che metterò e toglierò ogni volta che verrò giù a lavorare. Poi, premessa sul mio camice nuovo, andiamo avanti con gli oggetti secondo me importanti per la stampa. Visto che ce l'ho qua, cominciamo da questo che avrei messo per ultimo, ma era lì sopra. Questo qui è un lubrificante per le stampanti, per fare un po' di manutenzione. Io lo uso principalmente per le asse Z, per le viti senza fine, sia di quelle FDM sia di quelle a resina. Me l'hanno consigliato, è un grasso al litio della Svitol e mi sembra che lavori bene, non ho ancora avuto problemi. Quindi mettiamo qua. Dopo c'è quest'altro barattolino qua che è sempre quel cavolo di alcol isopropilico che vi ho rotto così le balle nella stampa resina che serviva dappertutto. E purtroppo, per fortuna purtroppo, serve anche nell'FDM. Ho visto che molti problemi che avevo nella stampa, sia di warping o di bolle che vedevo sotto ai primi strati, derivavano principalmente dal piatto sporco e unto perché si sporca, non c'è niente da fare. Una passata di questo qua si pulisce bene e molti problemi potrebbero essere risolti. Io ho trovato molto giovamento da usarlo anche nell'FDM. Mi hanno consigliato, dicevo, costa un sacco di soldi perché sono tirchio, come al solito l'ho già detto, però ho visto un buon risultato, quindi usatelo. Questi occhialini qua ve li ho già unboxati, c'è poco da dire, sono occhiali con delle lenti di ingrandimento, e dopo i 40 io ve lo consiglio perché non ci vedo più un cazzo da vicino, e niente. Questo qua serve molto per, che ne so, per andare a vedere i particolari, dove andare a levigare, dove andare a togliere, cose molto piccole che almeno io faccio fatica a vedere. Li uso anche per stagnare, questi qua. Infilare i fili, i buchini piccolini per poi stagnarli. Questi sono davvero molto molto utili. Li uso anche nella stampa resina per vedere i vari imperfezioni, supporti, cose del genere. Adesso non ho un cazzo da mostrarvi, ce l'avrei ma non c'ho voglia. Anche questi qua, figa che scrive. Mi tocca rifare tutto da capo. Devo sempre rompere i coglioni. Sempre perché è grossa, tiro fuori prima. Anche questa qua, già unboxata tempo fa, e ve la ripropongo come un oggetto molto importante per la vostra salute quando andate a stampare filamenti più cazzuti, i vari ABS, ASA, quei cazzi lì che rilasciano comunque dei vapori tossici. Io l'avevo presa principalmente per la resina e ho visto anche che andando a levigare la resina, anche il PLA con il Dremel, anche comunque con la lima, e questo qua vi aiuta molto perché tante cose le respirate e non ve ne accorgete. Costa abbastanza, eh? Però è un aiuto per la vostra salute questa qua. Anche questi qua già imbossati poco tempo fa, ho voluto anche questi qua rimetterli dentro perché fa parte sempre dell'FDM, sono i sacchetti, i classici sacchetti sottovuoto che tutti quanti conoscete, ma vi consiglio di prenderli con questa pompetta qua, con questa cappella rovescia, perché vi farà fare meno fatica di stare lì a pompare, escono molto meglio.
taglierino della Capricorn, perché ti arriva insieme al tubo e PTFE della Capricorn, e non è fondamentale perché può essere sostituito da qualsiasi oggetto, che sia una forbice o anche il cutter, se siete bravi a usarlo. Però questo qua vi taglierà in modo preciso il tubo Bowden proprio dove volete voi. E quindi io ho preferito inserirlo perché fa sempre parte della grande famiglia. Pinzette varie, io le uso principalmente per tirare via i fili del cazzo che vengono fuori con lo stringing e in punti impossibili da prendere. Potete anche usare la pistola aria calda, vengono via tutti quanti, però se non volete usare la pistola, questi qua o anche altre cose, sono pinzette, queste le ho fatte io che non vado una cicca, e questi qua invece fondamentali. Due cutter del cazzo, io lo usavo prima di un altro oggetto per andare a pulire il brim o se c'è qualche imperfezione, è un modo un po' grossolano per lavorare, però non è neanche facile perché si va sempre a intagliare comunque l'oggetto, la stampa, quindi non è semplice, però ci vuole anche lui. Questo invece è un altro tipo di cutter che io uso principalmente per l'unboxing, se avete visto gli altri video. Lui c'è sempre, però qualche incisione l'ho fatta anche con questa. Questo è molto buono, me l'hanno regalato, è un po' usatello. E anche questo qua, facciamo un intervallo con questa birretta molto buona, la Blanche. Anche quello è un bel oggetto importante. Tronchesino. Io taglia fili, pezzi, roba, è un tronchese, questo serve sempre nell'arsenale. Spatole, due spatole, mi fare una in plastica, FDM, resina, molti dicono di usarla anche per la resina, no, no, rovinate il piatto, se poi non me ne frega un cazzo del piatto usatela, io non la uso mica, uso sempre quella in plastica, una. Non questa perché l'ho presa come campione, ma questa qua è rovinata e anche un po' sporchetta. Questa invece la uso soprattutto per FDM, sulle coste, questa va da Dio, ma anche sul vetro, anche perché si andrà a. Anche se l'FDM, una volta che se la macchina è ben livellata, una volta che si raffredda, fai così e i pezzi vengono via. Però comunque c'è. Anche perché se vuoi fare una scritta o stampi più estese, vai proprio sotto e la tiri via come niente. Un calibro, questo vi servirà per calibrare la stampante, cosa che io non sono capace, e per i vari step, cose del genere, ma anche per misurare pezzi, tolleranze, quindi anche questo qua è un oggetto importante da tenere sempre a portata di mano. Io non sono molto bravo a usarlo. Occhiali da lavoro, questi qua vi servono per evitare che si infilino le cose negli occhi, che possono essere tramite il Dremel o supporti resina che staccate o pezzi di PLA che tirate via così con varie cutte e spatole per evitare di accecarvi. Questi si trovano in qualsiasi ferramenta. Un pennello per pulire i pezzi quando li levigate per riuscire a lavorare meglio. Ho gli ultimi due o tre oggettini, anzi due, che è questo qua, è uno spessimetro. E l'ho visto usare da un ragazzo che lo consigliava per livellare la stampante. Tanto guarda, la situazione si fa hot, quindi tiro su le maniche. E non l'ho mai usato. L'unica volta che volevo usarlo non l'ho trovato perché qua c'è un casino della Madonna e quindi non sono riuscito a trovarlo. E uso ancora il metodo della carta, che penso che sia l'oggetto più usato nel livellamento delle stampanti FDM e anche a resina. E questo ragazzo qua andava a prendersi la distanza tra piatto e ugello
con questo, diceva che andava molto bene. Io non l'ho mai fatto, e l'ho comprato, l'ho consigliato, ma io non l'ho mai usato, mai. E vorrei provare una volta. Adesso ve lo farò sapere, un giorno ve lo farò sapere se lo userò. E poi per ultimo tengo l'oggetto che mi ha cambiato il modo di, tra virgolette, pulire le stampe, che è lui. Lui è uno svasatore che ho preso su Amazon tempo fa e mi ha cambiato la vita. Questo qua è veramente, come dice Peter Tax, il tuo migliore amico. Sul serio, ho visto, prima io usavo i cutter per pulire i pezzi ed era un accaporetto. Con questo qua davvero si riesce a tirare via tutto perfettamente, a pulire, viene via, che è un piacere. Le parti tonde fate un po' fatica finché non prendete manualità, ma dopo anche loro cederanno a questo oggetto fantastico. Guardate un po' come viene via la roba, non so, anche sto inquadrando bene. Ogni tanto anch'io cago fuori dal boccale con questo, però è difficile, insomma, bisogna proprio impegnarsi. Poi le parti tonde vengono via, che è una roba speciale. È tipo, l'ho paragonato a togliere la pellicola dal cellulare. Quando io finisco una stampa devo subito andare lì a cazzeggiare con questo qua. Ma che bello che è uscito questo qui. A pulire il brim con questo è fondamentale. Questo qua è l'oggetto più importante di tutto lo stock che c'è qua. Secondo me questo qua è stato l'acquisto 2021-2020, non so, l'acquisto dell'anno. Io ve lo consiglio assolutamente. Costa 16 euro su Amazon, se non sbaglio, e c'hai lo sbavatore più altri punti di ricambio. Questo è veramente veramente fondamentale, veramente. Beh, il video è finito e qua ci sono tutti quanti gli oggetti che io reputo importanti. Fatemi sapere cosa ne pensate, cosa usate voi, cosa togliereste da questa rastrelliera, chiamiamola così. E vi saluto, mi raccomando, il solito hashtag, stampate sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!